Allora, mi sto dirigendo verso la Guglia, così la vediamo anche da vicino. Parleremo con i nostri alleati. Quindi, alla fine, le missioni secondarie in qualche modo hanno influito sulla storia, poiché se non avessi fatto certe missioni, tipi, anzi tipe come Petra o Utid, Vanesha, non ci sarebbero state se non avessi fatto quelle missioni secondarie. E magari le cose erano un po' diverse, boh, non so, probabilmente sì, non so di quanto, ma diverse, non so. Un po' alla Mass Effect forse, non so, non saprei. Quindi qua abbiamo Erend, mi sa. Aspetta, tu sei? Ah, Talana, Talana. perché sei qui? Sono il tuo falco. Dove dovrei essere? A difendere Meridiana con Avad? Quello lo lascio al resto della loggia. Non resterò da parte se una dei miei è da sola. Non di nuovo. Sei sicura di non... Tu potresti morire per tutti noi. Non puoi chiedermi di restare a guardare. Non quando posso cambiare le cose. Allora non lo chiedo. È deciso. Combatterò al tuo fianco. Ho un'unica richiesta. Dimmi, lasciami la macchina più grande. Non te lo prometto. Quindi anche lei è qua. Tutti. Aspetta, vediamo che altro c'è. Eccola. Spiega se è alta. Ah, ok, Varl. Salute a te, Aloy. Ok. No, la prescelta non vuole che vi inchiniate. E non le piace nemmeno essere chiamata prescelta. Averti qui significa molto, Varl. L'avevo promesso. Ok, Meridiana. Che ne pensi? Ho visto molte cose nuove da quando ti ho conosciuta. Devo ringraziarti. Varl, cosa c'è? Lo vuoi sapere? Va bene. Sono in una terra straniera e proibita a difendere una città senza fede come non ne ho mai viste, da qualcosa che non riesco a comprendere. E poi tu, dopo tutto quello che è successo e che hai fatto, sento che dovrei mettermi in ginocchio a venerarti, ma so che non lo vorresti. Ehi, è davvero dura per te, eh? Grazie per non aver fatto inchinare Inora. È l'ultima cosa che voglio. Cerca di capirli. Hanno combattuto perché la prescelta l'ha chiesto. Per questo sei qui? No, sarei venuto anche solo per rivederti. E dobbiamo affrontare un demone di metallo perché lo dice la dea? O perché lo dici tu? Io e la dea siamo d'accordo, penso. Felice di averti qui. Anch'io. Ok, e poi ci sarà Erend, no? Sicuro. Dov'è? È più in alto dell'albero più elevato. Ah, I ca Sona. Capoguerra Sona. Capoguerra, mi sembri a disagio. Questo non è posto per Inora. E non è posto per me. Affronterò la minaccia del demone di metallo, ma il mio posto è nella terra sacra. Questa dissolutezza mi ferisce come una freccia. Non volevo coinvolgerti. Non dispiacerti. Presto sarà finito. Lo giuro, sulla mia lancia. Beh, essendo abituati alla loro terra, non ha mai visto altro. Mi sembra normale. Ah, che c'è un... Ah, un simbolo. Assomiglia forse a quello che abbiamo visto tutte le varie caverne. Boh, Allora, non chi è questa saprei. gente? Si fanno chiamare l'Eclissi. Ah, eccolo qua. E che cosa indicherebbe? È quando la luna si mette davanti al sole, idiota. Per caso è un nome che dovrebbe far paura? Non lo so, un tempo erano Kharja e farfugliano sempre cose sul sole, sulle ombre.
Beh, se erano davvero Karja, quanto possono essere forti? Già, i migliori di loro si vestono come uccelli. Gli strapperemo le piume. Basta fare gli stupidi, chiaro? Aloy, eccoci di nuovo qui, pronti per un'altra battaglia. Ma stavolta sembra che i cattivi abbiano più potenza di fuoco. Cosa ci aspetta, veramente? Non sono sicura. Ma ce ne saranno molti e avranno le macchine. E se oggi perdessimo, non sarebbe solo Meridiana a cadere. Il resto del mondo sarebbe spacciato. Terribile. Davvero. È il nostro genere di battaglia. Coraggio! Dove sono le avanguardie? In prima linea! E perché? Acciaio contro ferro! E noi cosa faremo? Li colpiremo finché non cadranno! Esatto! Sentito? Nessuno ci può sconfiggere! Siamo qui per Meridiana! E siamo qui per te. Grazie, Erend. Ersa ne sarebbe fiera. Solo se vinciamo. Ok. Visita entrambi gli avamposti difensivi, ok. Ora, ok, ci è rimasto solo da riposare. Anche questi erano belli carichi, carichissimi. Ok, allora bisogna riposare alla casa di Olin, giusto era. Qua. Va bene, qua viaggiamo rapidamente. Visto che non mi rifaccio tutta la strada, su e giù. E facciamo partire sta battaglia finale, insomma. Immagino ci sia Ade in persona, forse. Stavolta. Ok, allora. Casa di qua. Ah, diario riparato, un altro. 15.1.66. Ok. Per un pelo. Sono passate, non so, 43 ore da quando Eres mi ha avvisato. Ha detto che la linea orientale stava per crollare e che gli sciami stavano lanciando una sorta di manovra tenaglia contro il saliente di Wichita. Wichita, vabbè. Ancora 5 o 6 giorni credo che Gaia si sarebbe avviata senza il nostro aiuto, davvero. Dovevamo correre, Zero Dawn è diventato un manicomio, il caos più totale. I team sono impazziti per stabilizzare il codice e bloccarlo, mentre i Gamma venivano evacuati, seguiti dai Beta. Una volta attivata Gaia, ho radunato gli Alpha per dar loro la brutta notizia. Cadevo di vomitare da un momento all'altro, ma ovviamente loro sapevano già tutto. Sapevano che il lavoro non era finito completamente, mancava poco, ma era incompleto. Ci sono ancora test da condurre, angoli da smussare, lavoro da fare, quindi se ne sono fatti una ragione. Niente Elysium per noi, passeremo le nostre vite qui, a testare e affinare ogni funzione subordinata fino a renderla perfetta. Immagino che cose del genere succedano quando si recluta un gruppo di perfezionisti ossessivi. Sono riuscita a non piangere finché non sono tornata al mio ufficio. Quindi eccoci qua, a preparare Gaia Prime, e sì, per un pelo. Viene ancora la nausea se ripenso a quanto il destino della vita dipenda dalle coincidenze. Se non avessi mai proposto il protocollo Nuova Luce, non avrei mai avuto gli spazi abitativi qui. Se avessi abbandonato il protocollo prima ancora, i sistemi di supporto vitale non sarebbero mai stati installati. Se, almeno non dovremmo crescere e addestrare cloni di noi stessi. Sarebbe stato piuttosto inquietante. Il materiale genetico non è mai stato processato fuori dai siti delle culle, quindi non è nemmeno possibile, ed è un sollievo. Non vorrei mai e poi mai passare del tempo con intorno un giovane Travis State cresciuto da Travis State, no. Spetterà a noi perfezionare Gaia a una sola generazione. Aggiornamento. Era il generale Harris. Il saliente è crollato. L'USRC si aspetta di essere spazzata via nel giro di 2 giorni. E questo ci dà al massimo 72 ore per chiudere e sigillare tutto. Sepolti vivi, per il bene della vita. Vado a dirlo agli altri. Non un bel futuro. Ok. Aspetta, era di qua, sì. Scusa. Non perderti le mie merci.
Non possiamo stare qui. Il nemico marcia sulla città. Era di qui. Ah, qua, sì. L'appartamento di Olin è così vuoto. Dovrai dormire. Sto dimenticando qualcosa. No, no. È tutto a posto, tranquilla. Direi che possiamo dormire. Ah, no, ok. Sì, sì. Ah, questo qua, diciamo, è il punto di non ritorno ufficiale. Perché ce n'è già stato uno che ci ha detto silence, ci ha detto a voce. Ma poi alla fine potevamo fare delle cose, no? No, ma direi che... controllo umano, no? Va bene. Va bene, io do un'ultima occhiata per sicurezza. Ma no, abbiamo fatto tutto ormai, quindi direi che possiamo procedere. Come facevi a dormire, Elizabeth, con il peso di una responsabilità come la tua? E invece tu, Rost, dopo che hai perso la tua famiglia? Silence, per caso ci sei? No, forse non dovrei chiedere consiglio ai fantasmi. Andato via. Signora, ci sono segnali da ovest. Il re Sole Avad vi attende al Tempio del Sole. Il volto dell'estinzione, sì, Ade. È un po' grigio questo qua, però, eh. Rispetto a noi. È un falò, per caso. Forse stanno radunando le forze per l'assedio alla città. Non è legno che brucia. E allora cos'è? La fine. O il suo inizio, almeno. Porca vacca. Terminatori di cui parlavo. Alle armi! Alle armi! Subito! Per il sole, fate come dice! In posizione! Preparatevi! Pronti all'attacco! I cannoni li fermeranno. Stiamo per scoprirlo. No! Raduna le avanguardie e chiama i rinforzi! Aloy, no! Quei cannoni ci servono! Ma lui ti farà a pezzi! Non stavolta! Tieni giù la testa! Da dove è sbucato? Al cerchio del sole, allora. Porca vacca! Aspetta, guarda cosa ho visto lì! Ecco. L'ho preso? Sì, penso di sì. Aspetta. Vieni qua. Ecco. Non è morto? Scusate. Ok, adesso sì. Ah, lo scudo. È vero che ho gli scudi adesso. Devo tenerlo lontano. Aspetta. Ti insegnerò a sanguinare.
illuminare. Pozione. Accetta la tua debolezza. Faccio io la freccia adesso. Perché non è esploso, scusate. Ok. Calma, e brucia. Ok. Brucia. Ok. Occio. È vero, con gli scudi non ci tolgono vita. Maledetti. Ok, diamogli un bel colpo in testa. Non ti agitare. Ok. Non vedevo bene. Vabbè, allora. Allora, senti, va. Visto che sei a portata. Oh, sei rimasto solo tu, carissimo. C'ho la corona. No, veramente non... era immobile. Ma scusa, rompe le frecce col braccio? Ma guarda te. Allora, aspetta, Se io usassi questo... Ecco. Cioè, è immortale. Perché? Un po' come me, insomma. Cioè, cazzarola. Allora, uso le bombe, dai. Aspetta, queste bombe, però. A un certo punto. Occhio. La nostra armatura è ben protetta, Allora. Il ponte non può resistere ancora a lungo. Dovrebbe essere già morto, però vabbè. Solo sono io quello che ha gli scudi, non tu, Voglio dire. Che cavolo. Proviamo a congelarlo, magari se lo congeliamo. No. Sta per crollare. L'ha parata ancora. Ed è resistente, Cosa sei di fronte al terrore del sud? Ma va a cagare. Va a cagare. Crolla io tutto. Sono stato scelto. Tu vieni dal nulla. Sì, va bene, va bene. Convinto tu. Aia. Morirai come una novità. L'ho preso, però. Attenzione. 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 Aspetta, ancora con le bombe. No, troppo vicino. Una selvaggia non può capire il destino. Dai, zitto. Non sai niente. Non deve avvicinarsi. Do io il colpo di grazia. Io sono stato scelto. Questo non era previsto. Dai, colpo di grazia. Non ho tempo. Spero che faccia male. Ma spero che faccia male. Cioè, ma muori. Scelto. Ade ti ha scelto soltanto perché sei un folle. Un carnefice sadico troppo stupido per capire di essere stato usato. La tua vita è stata un fallimento. E presto nessuno si ricorderà più di te. Adesso voltati verso il sole e pensaci bene. Oh. Uno in meno. Vediamo, cosa mi dai? Bobine, furtività. Beh, non che mi servano. Avrai bisogno di un carretto. Ok. E la treccia, sì, beh, non mi serve granché. Allora, sfondiamo qui. No. Sì. Devo sfondare in un altro modo. Ok. Altre provviste, sì, ma tanto a parte no, le pozioni ho bisogno, sì. Ma il resto ormai...